Benvenuti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Domenica scorsa sono andato a vedere il film di My Hero Academia, Two Heroes, e devo ammettere che ha mantenuto alte le mie aspettative, considerando poi che per non farmi spoiler non mi ero visto neanche i trailer, per non farmi rovinare troppo l'esperienza, anche se, diciamo, qualcosa era trapelato. Ma iniziamo subito analizzando il film. Qui vediamo All Might essere invitata ad una gita estiva. Prenderà poi Midoriya come suo ospite e gli ricorderà di non rivelare al suo amico, ex collega, scienziato David Shield il segreto del loro quirk in comune. Successivamente poi verranno accolti da Melissa Shield, la figlia di David. Dopo una riunione tra i due amici, All Might, ormai stanco, riprenderà la sua forma depotenziata e si farà fare dei controlli. Ed è lì che David si accorgerà che ormai il quirk di All Might è quasi esaurito. E da tutta questa storia poi prenderà a campo il film. Adesso non sono qui per raccontarvelo tutto perché non voglio farvi troppi spoiler nel caso non l'abbiate visto. Quindi, raga, recuperatelo subito. Per quanto riguarda invece il film, devo ammettere che mi è piaciuto un sacco. E dall'inizio fino alla fine sono rimasto attaccato allo schermo, perché è divertente, emozionante e carico di colpi di scena. Dall'inizio alla fine, soprattutto durante lo scontro finale, dove fino all'ultimo non sai mai cosa pensare. Parlando invece degli aspetti negativi, perché sì, ce ne sono. Il primo è un errore grafico, dove vediamo All Might nella sua forma depotenziata, con delle mani a mio parere sproporzionate rispetto al corpo. Il secondo è dovuto da alcune scene dove vengono mostrati alcuni studenti della UA che non partecipano attivamente al film, rendendole inutili e superflue, e sinceramente potevamo vivere anche senza. Parlando adesso del terzo e del quarto aspetto negativo, che a mio parere sono i più importanti, abbiamo il periodo di uscita del film, che essendo uscito in Italia dopo la fine della terza stagione in Giappone, e quindi dopo lo scontro con All For One, diciamo che si perde un po' quell'effetto sorpresa, perché sei già a prescindere che All Might non verrà né sconfitto né ucciso. Mentre per quanto riguarda il villain, mi è permesso dire che è un personaggio un po' piatto? Più che altro perché non viene caratterizzato durante il film. Infatti non sappiamo né la sua storia, tranne che è un alleato di All For One, né tantomeno il suo nome. E questa la ritengo una cosa abbastanza grave. Anche se cercate un attimo su internet, scoprite subito che il suo nome è Wolfram. Comunque, a parte tutto, questo film è bello e merita di essere visto. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate. E se non l'avete visto, raga, recuperatelo. Perché l'unica cosa realmente negativa, se mi posso sfogare un attimo, è il fatto che non mi hanno dato un poster promozionale da attaccare in camera vicino a quello di Deadpool. In più c'è stata una tipa che si è fregata il poster che stava nella hall del cinema. Che mi volevo fregare io. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci vediamo settimana prossima. No, ci vediamo sempre questa settimana perché c'è l'ultima puntata di The Neverland Promise. Quindi la recensione tattica non mancherà. E vabbè, ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!